Ci spostiamo a Pisa per un'intesa siglata fra Regione e Camera di Commercio per velocità e trasparenza negli appalti. Assunta De Salvo. Più controlli, più efficienza, più velocità e trasparenza negli appalti del settore sanitario. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa siglato anche a Pisa da Regione e Camera di Commercio. Queste le linee guida. Sono che noi ci esponiamo, presentiamo il nostro programma di opere da realizzare nel prossimo biennio e nella provincia di Pisa la sanità si impegna a pagare, non è un piano di investimenti, non è un libro di sogni, ma a pagare fatture nel settore dell'edilizia, delle forniture tecnologiche pari a circa 300 milioni tra l'ospedale nell'azienda ospedaliera universitaria e l'azienda sanitaria. Il ruolo della Camera di Commercio e dell'Union Camere sono importanti, in quanto grazie alla lungimiranza dell'assessore Rossi noi abbiamo potuto realizzare un protocollo d'intesa in cui viene affidato alle Camere di Commercio e all'Union Camere la possibilità di fare un monitoraggio, una verifica per quelli che sono i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, che noi tante volte abbiamo lamentato che la pubblica amministrazione paga tardivamente, e l'assessore Rossi ha detto verificate voi, e quindi questo è importantissimo. E il secondo obiettivo principale è quello anche di fare in maniera che gli appalti, intanto che le somme a disposizione vengano effettivamente spese e fatturate sul territorio, che si tratta di cifre ingenti, e poi naturalmente che venga fatta un'informazione capillare, un aiuto alle imprese del territorio affinché possano partecipare e speriamo anche vincere queste gare. Dal nostro punto di vista il contributo che diamo